Allora, siamo passati appunto agli eleganti. Io qui vedo talmente tanto oro che abbiamo svuotato tutte le miniere probabilmente del mondo. Allora, ci sono tanti Day-Date, vedo dei Datejust, vedo degli Oyster Quartz. Cosa scegli? Io, guarda, ne ho già visto uno, posso esprimere un desiderio, ti chiedo qualche cosina su questo, perché è proprio, è il Rolex che meno ti aspetteresti di trovarci questo nome sul quadrante. Cioè, abituati a Orologio questo. anni 30, art déco puro, da donna, bracciale di fantasia perché non è Rolex, però che ci sta da Dio, di la verità. Carica Beh, con queste ansie sì, è perfetto. manuale, orologio che la rugiada lo rovina. Sì, Sì. assolutamente. ma penso che se hai le mani bagnate a caricarlo è già, cioè, entra qualsiasi cosa. Se Comunque, studio. ma questo, beh, oddio, è un diametro molto piccolo, cosa si sa? 31, non 31 mm. credere. Beh, oddio, È un forse daddy. con una cassa così lunga, più lunga che spessa, che larga, forse si può addirittura provare a mettere una particolare serata. Io ho un polso un po' grande, però. Te, un orologio del genere lo indosseresti? No, no, dai, no, non si può, Non non puoi, non puoi leggere così, lo devi vendere questo orologio, lo devi vendere. È un orologio Questo è una da donna. donna, è nato per essere un orologio da donna e a quel tempo aveva, diciamo, il suo significato. I mercati che chiedono questi orologi normalmente sono il giapponese e l'inglese. Molto bello Sì. comunque, molto molto bello. È un pezzo da tenere lì e È un guardare. orologio da collezione. Sì. Allora, poi direi, Gio, scegli quello che preferisci Allora, qua dentro. se devo scegliere io, ti dico il primo Quello con i orologio diamanti. che... No. Questo. No. Ti parlo del primo orologio che mi ha fatto veramente appassionare a questo mondo. Io era da poco che lavoravo per mio padre e gli orologi li avevo solo visti A polso al mio. polso di mio padre e sulla library, su alcuni libri. Non li avevo mai ancora indossati, a parte il mio GMT. E io indossai un Day-Date come questo, in oro rosa, un orologio del genere. E io, cioè, nel viaggio per andare a Monaco, nel mio primissimo viaggio dipendente della Vintage Watches, per andare a Monaco c'avevo questo orologio e me lo guardavo, me lo studiavo, e al sole mi ci batteva il raggio di sole, e mi ha proprio rapito, mi ha affascinato in tutto e per tutto. Quello che ho adesso in mano è un 18.03 in oro rosa, con il quadrante di questo orologio è un gilt. Veramente molto 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 raro Gilt su trovare. una carta, praticamente dello stesso colore del Bravo, metallo. perché gli indici sono in oro rosa. Sì, tutto è dello stesso, è È monocromatico. tutto oro rosa, quindi questo Bellissimo. orologio è veramente una perla rara. Molto bello. E quindi in quel momento ti sei appassionato E allora io mi sono all'orologio di Dio? appassionato, non aveva questo, il quadrante Gilt, quello che avevo io al polso, questo ha una marcia In in più. più. Fatto innescare la passione è stato proprio il Day-Date. Siamo a un Per quadrante rosa, questo, indici rosa. quindi questo orologio, Rosa galvanico. il Galvanico. Day-Date rosa è l'orologio che per me vince a mani basse su tutti. È molto bello. Sì, questo lo stavamo guardando di tuo padre vicino alla finestra prima con il sole che batteva sul quadrante. E a questo punto mi collegherei a quell'altro con le lancette a foglia. C'è E anche lui come oro questo rosa. qua. Un altro oro Sì, rosa. poi passiamo Quello è un all'altro. ovettone. Questo è un ovettone. Questo è un ovettone ghiera liscia, di cui esistono soltanto 14 esemplari al mondo. Anche questo è della collezione di mio padre. L'unica pecca che ti dico che ha questo orologio è che io non me lo posso mettere. Perché? Perché non voglio. Perché, a parte che Babbo non vuole, ma il fatto è che questo bracciale per metterlo a misura va tagliato. Tagliato. Non c'è VT, È un blocco. L'hanno pensato davvero così? Non c'è modo? No, no, va A quei tagliato. tempi erano così, andavano tagliati. E L'unico modo quindi ora ti starebbe largo. troppo largo. È Vabbè. un peccato tagliarlo, No, perché no, io poi no, no, no. per ora c'ho un polso, non dico piccolo, ma Piccione. Vuoi fare palestra? Ma io faccio palestra. Vuoi fare Non ancora si di più? vede? Ancora di più, devi fare ancora più palestra, masello, così puoi indossarlo, che ti si ingrandisce Così il polso. vedi? Esatto. Ho diventato troppo grande e è ancora peggio perché non lo può più allungare questo bracciale. Ah, io dicevo, un altro, questo qua è quello che stavamo guardando Questo è oggi. l'ultimo arrivo. È Questo lo stavamo guardando stamattina. arrivato. Quando è arrivato? 2 giorni fa È questo una delle orologio? primissime serie del Day Oro giallo. Oro Oro giallo, sì. giallo. Questo
6612B. Il B sta per delle piccole modifiche sul datario. Ovviamente anche perché i problemi di quei quadranti erano sempre legati allo scattato del datario. Di quei quadranti, questi orologi. Anche questo quadrante Gilt. Guarda com'è diverso anche il bracciale rispetto ai 1803. Com'è più fine. In più guarda che figata il bracciale, la clasp col big logo. Questa l'ho vista, sì. Sia il big logo sulla corona che... Sì, presidenziale questo qua. Questo è... Ho visto degli orologi simili nelle aste quando vedi questi loghi giganti, le scritte in rilievo grosso, importante. È una particolarità che piace davvero tanto. È una particolarità che si trova solamente fine anni 50, primissimi anni 60. In più guarda come la ghiera liscia regala un aspetto ancora più elegante a... La ghiera liscia e le lancette. E le lancette a foglie, un'eleganza, la lettura nel come si rastremano, mamma mia. Bellissimo, bellissimo. Tra le lancette più belle che ci siano, assolutamente d'accordo. Le Alfa, no? Foglia Alfa, stesso nome. Fantastico, fantastico. Qui ci sono talmente tanti dei date che... Sì, ma sono tutti particolari. Qui vedi per esempio quello che noi abbiamo chiamato Sequoia, perché ha il quadrante in Sequoia, in un orologio Bark, perché ha la rifinitura Bark del bracciale e della ghiera. Infatti questo orologio si chiama 1807 perché nella referenza 1800 l'ultima cifra non sta a indicare il materiale dell'oro come nei moderni a cui siamo abituati ora, ma stava a indicare la lavorazione. 1802 aveva la ghiera liscia, 1803 aveva la ghiera zigrinata, 1804 aveva la ghiera in diamanti, 1807 aveva la lavorazione così, c'è 06 che è fiorentina, 011 e questa è la lavorazione bark. Praticamente una legno, tipo legno, bellissimo, sì, poi in condizioni museali questo era un orologio nella sua collezione, sì. Ma è un quadrante realmente di legno questo, sì, qua sì. Poi molto, per questo anche molto fragile, come posso dire, guarda come sparisce. Le scritte hanno ossidato il legno sotto. Sì, sembra quasi bruciato. Si leggono tutte, però le devi andare a cercare, perché ha mangiato proprio la scritta, si è imparentata con il legno. Qui mi sta venendo voglia di annusarlo e sentire l'odore del legno, però chiaramente... Se chiudi gli occhi lo sento. Sento l'odore delle sequoie americane. Senti, ti faccio una breve carrellata, poi abbiamo White Boy. Abbiamo veramente troppe cose. Si differisce dagli altri per le lancette e gli indici maggiorati. 18038 NOS. Ma i day date sono uno più bello dell'altro, sono tutti bellissimi. Il day date è veramente un orologio bello. Qui abbiamo Wire nuovo. Zaffiro però, è la differenza... Zaffiro, quindi quello lì è già uno del 18038 con stemma del Emirati Arabi, nuovo. La culotta. Condizioni anche quello lì, nuovo, praticamente nostro. No, è nuovo, proprio nuovo. Qui abbiamo l'orologio di cui ti parlavo prima. Oh sì, questo qui è l'orologio da... Come l'hai chiamato? Ti prego, dillo. Da stronzo vero. Da stronzo da yacht. Da stronzo sullo yacht. Allora, io ho detto da rapper, lui ha detto da stronzo sullo yacht. Da stronzo sullo yacht. 118-399. Oro bianco. Oro bianco, quadrante in madreperla e diamanti. Quanti ne hai detto che sono diamanti? Sono 217 diamanti. Tra ghiera. Sul quadrante. E poi ci sono quelli sulla ghiera. Quelli sulla ghiera, mamma mia. E il quadrante in madreperla. Il quadrante in madreperla, ho detto. Madreperla bianca. Vabbè, questo orologio, io dicevo da rapper, tu dicevi da stronzo da yacht. Da stronzo sullo yacht. Io direi di concludere questa nostra carrellata. Aspetta, sono di nuovo al bordo. Con gli Oyster Quartz, perché sono orologi molto particolari, secondo me, e secondo me sottovalutatissimi. Oltre che sottovalutati, racchiudono una grande storia. Allora, qui ne vedo tre modelli, sono tutti dei Just, dei Date non ne vedo. No, non ci sono dei Date, ci sono due acciai e un acciaio oro. Sono tutti particolari comunque, con dei loghi... Hanno tutti dei loghi arabi. Ho messo qualcosa come 12 anni a raccoglierli tutti. Tutti questi tre? No, avevo una collezione di 14 esemplari. 14 esemplari, tutti diversi. Questi sono gli ultimi sopravvissuti. Oh, questo c'è una personalizzazione, è assegnato? No, erano tutti orologi. Questo qui è uno dei simboli Wire, Emirati Arabi Uniti. Ok.
però non ha nessun tipo di assegnazione. Sono, a mio avviso, gli orologi più rari da poter trovare con gli stemmi arabi, dopo gli sportivi ovviamente. Nella categoria classici gli Oyster Quartz sono veramente rari. Non l'ho mai visto, infatti, da trovare con gli stemma arabi. E secondo me è un orologio che quando è fresco, come potete vedere questa tipologia di orologi qui, è molto bello. Io non vorrei dire un'eresia, però ricorda molto il filone Gerald Genta. Certo, sì, sì, ma con tutte queste innegabile, qua. Innegabile. Quindi, francamente, io ritengo veramente un bello orologio. Io l'ho sempre amato, l'Oyster Quartz. E ti dirò, ho provato il Day Date Oyster Quartz in oro bianco. Un mio caro amico ne ha avuto uno con quadrante blu. Day Date Oyster Quartz, oro bianco, quadrante blu, mi ha detto che a suo dire ce n'erano veramente pochi. Era veramente molto bello, importante, pesante. Non però quanto un orologio automatico, quindi una via di mezzo molto particolare. E con questa forma comunque è veramente bella. È veramente bella. E adesso Tudor li sta rifacendo in chiave moderna con i Royal praticamente, sì, che sono chiaramente ispirati all'Oyster Quartz a tutti gli anni 70-80. Ma in realtà tutto il filone dell'orologeria moderna più o meno sta guardando adesso a questo, ma anche degli entry level tipo Tissot. Ha presentato un modello nuovo che si chiama PRX, che è letteralmente un Oyster Quartz, con finiture veramente ottime per 400-500 euro d'orologio. E è la moda moderna, si sta tornando qui adesso. Sì, ovviamente qui di quarzo ha il nome, perché solamente la parte propulsiva è il quarzo, tutto il resto è condiviso con la meccanica, no? Certo, è veramente un grande calibro questo qua. Infatti sì, quando si parla di quarzi, questo è, come posso dire, un punto di riferimento. Un punto di riferimento, è considerato forse il miglior quarzo di sempre a livello di finiture, di complessità, di meccanica, di resistenza. Resistenza, quindi smontabilità. Si sta parlando di orologi che hanno sempre più di 30 anni, eh. Sì, sì, sì. Nonché stiamo parlando di orologi con una grande storia, perché questi sono gli orologi che Rolex ha utilizzato per contrastare l'andamento del mercato asiatico. Con i quarzi economici. Esatto. E sono stati tra i big di Rolex, poi credo che nella linea Cellini abbiano fatto vari quarzi. Sì. Sì. In realtà tra gli sportivi o comunque i classiconi, sì, questo è stato il quarzo di Rolex, che oggi ricordiamo, no? Certo. Questo è il David. Questo è il Day-Day 17.014. Ma poi questa forma spigolosa veramente che cattura e ti riflette. È unica, non si è mai più rivista. Io, questo qui è uno dei pochi generi di orologi che anche vintage mi verrebbe voglia di rimetterli a nuovo, per rivedere, sì, di nuovo quelle satinature di una volta. Sono d'accordo con te. Perché come è facile, tra virgolette, rimettere a nuovo un Royal Oak e farlo tornare nuovo, brillante, con quel fascino lì spigoloso, con le satinature gioiello. Uno hai perfettamente ragione. Nessuno perde quel fascino lì. Assolutamente, è vero, d'accordo. È vero. E, bellissimo. Sono proprio perché racchiude queste forme molto simili. Esatto, esatto. Potrei stare qui a parlare di questo genere di forme fino a domani. Comunque, tutti e tre molto belli. Date un'occhiata agli Oyster Quartz, cercateli perché finché ci sono questi prezzi compresi. Sulla library li trovate tutti, tutti fotografati, ecco. Con tutti gli stemmi molto particolari. Ovviamente non chiedetemi di trovarne altri con gli stemmi, perché ho speso tanti anni della mia vita per raccoglierli e non credo di ritrovarne altri. Io direi che prima di concludere vorrei un attimo parlare di nuovo di questa library, no? Tu mi dicevi che sei partito anni fa con la creazione di un tuo blog super, esatto, ricco, pieno di fotografie, pieno di testimonianze, referenze, seriali, matricole. Esatto, e faceva oltre 1 milione di visitatori annui, con una permanenza media sul sito di 25 minuti l'uno. Insomma, che una persona che entrava, si metteva a leggere, a studiare. Leggere e studiare. Sì, abbiamo ampliato questo discorso di blog e l'abbiamo fatto diventare proprio una libreria. Una libreria che puoi trovare 32 anni di raccolta e di archivio di materiale trovato da che me. Oggi ha un costo, esatto, annuale di 100 euro. Di 100 euro. Esattamente. E cosa più unica che rara, noi abbiamo anche raccolto tutte le matricole, referenze, quadranti in ordine cronologico per far vedere come erano quelle originali.
sì, che è uno strumento veramente importante per cominciare a imparare a riconoscere l'originalità degli orologi. Cioè, infatti il 90% dei nostri iscritti sono commercianti di tutto il mondo. Però credo che ci sia un grande potenziale anche per i piccoli collezionisti, perché al costo di un orologio entry level automatico hai per un anno una libreria immensa per studiare. Certamente. Ma per tutti i modelli, tra l'altro. Sì, sì, ovviamente è un testo talmente ampio che bisogna avere un attimino di idea di cosa andare a fare, cercare. Certo. Io mi fermo, cioè, copro diciamo le quattro cifre all'80-90% dell'argomento, mm-hmm. Forse anche di più. Le cinque cifre diciamo al 70-75%. Dopo 2000? Diciamo il 6 cifre un po' meno. Un po' meno. Anche perché un oggetto per essere classificato e studiato, soprattutto un oggetto che la casa madre non ti aiuta, ha bisogno di uscire di produzione. Certo. E ogni orologio va fotografato per ogni anno per vedere se c'è una evoluzione. Quando diventa tecnicamente fuori produzione, un numero finito, quindi possiamo studiare. Magari in futuro anche vintage. Esattamente. Quindi ecco, secondo me sono una realtà che offre un servizio molto interessante, ragazzi. Quando me ne hanno parlato è stata una delle prime cose che mi ha fatto dire è una cosa molto valida. Poi naturalmente io li conoscevo a livello di fama, poi ci siamo conosciuti tramite videochiamata, abbiamo fatto una live insieme e insomma sono dei veri professionisti, si sarà capito da tutta la sapienza, tutto quello che possono raccontare. Grazie. E poi sei pure un pochino simpatico, no? Dai. Quando voglio. E quindi date un'occhiata qui sotto, vi lascio un codice che vi dà accesso a tutto questo archivio di cui abbiamo parlato adesso, più un bonus di 3 mesi sul totale, quindi avete allo stesso prezzo un bonus in più e può valerne la pena. Se dovete comprare orologi vintage di questo tipo, capirne anche, controllare il proprio, studiare, verificare sul proprio, oppure semplicemente se siete curiosi. Una cosa interessante. Giorgio e Stefano, grazie mille per l'invito, per tutta la disponibilità, per la vostra simpatia. Spero che sia piaciuto lo show. Sì, di sicuro mi divertirò ancora di più a montarlo. noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, e andiamo a farci un po' di crudo di pesce. Noi due e gli altri amici dietro la telecamera. Ciao a tutti e grazie. Grazie, ciao. Ciao. Oh. Abbiamo partorito. Abbiamo Non abbiamo ancora finito, babbo.